Salve, rieccomi. Come vi avevo promesso, allora adesso prepareremo insieme, o meglio, prepareremo insieme per modo di dire, perché poi dovete completare voi il lapbook di storia. Io mi sono già anticipata il taglio della copertina che vi avevo già fatto vedere nel tutorial di geografia. Se qualcuno vuole vederlo, basta cercare il tutorial precedente e andiamo ad assemblare tutti quanti i nostri pezzi. Quindi iniziamo con il titolo. Aprendo storia, ok? Coloriamolo. Se vogliamo colorarlo, oppure possiamo anche lasciarlo così il titolo. Una scelta vostra. Quindi faccio attenzione di incollarlo dritto, possibilmente più dritto che potete. Poi, come ogni libro che si rispetti, il nostro indice degli argomenti che si troveranno all'interno. E il nome e cognome dell'autore del lapbook. Qua. Quindi, aprendo, grazie a Giuditta Ginevra, dimentico sempre il cognome, Gottardi. Il nome vostro e di qui l'indice, ok? Ricordate come si chiude, vediamolo. Ecco qua la copertina del nostro lapbook di storia. Adesso andiamo ad assemblare tutte le varie pagine, tutti i vari capitoli della storia che abbiamo studiato quest'anno, d'accordo? Ricordiamo meglio. Ok, apriamo il nostro lapbook. Io ho già messo anche quest'altro foglio perché anche questo ci servirà. E iniziamo. Iniziamo da che cosa? Iniziamo dal tempo, perché se parliamo di storia, noi parliamo di tempo. Però ai miei alunni, con loro, durante tutto l'anno scolastico, abbiamo ogni giorno valutato due tipi di tempi, il tempo storico e il tempo atmosferico. Noi avevamo nella nostra aula i nostri bei calendari, in uno avevamo tutti i mesi, le settimane, ogni giorno noi spostavamo con le lancette la freccia sul giorno della settimana corrispondente, ci ripetevamo ogni giorno qual era stato il giorno precedente e quale sarebbe stato il giorno successivo, e dopodiché scrivevamo la data alla lavagna per iniziare la nostra giornata di attività didattica, la nostra didattica sui quaderni. Questo era, diciamo, la prassi che noi svolgevamo tutte le mattine, da ottobre fino a febbraio, quando non ci hanno poi bloccato il 5 marzo. Tutti i giorni noi, annotavamo sul calendario scolastico il mese, il giorno della settimana, ricordavamo l'anno e parlavamo del tempo storico, appunto, che
che poteva poi essere lineare e circolare, l'abbiamo ripetuto fino alla nausea, cioè lo facevamo tutti i giorni. Contemporaneamente noi tutti i giorni osservavamo il cielo e vedevamo se c'erano le nuvole, se c'era freddo, se c'era il sole e quindi aggiornavamo anche il nostro calendario atmosferico che avevo preparato, ero proprio dietro la cattedra, ci penso con un po' di nostalgia. Vabbè, purtroppo la didattica a distanza ci ha allontanato da queste abitudini, ma non certo dalla voglia di stare insieme. L'abbiamo visto in questi 3 mesi in cui ci siamo incontrati giornalmente. Ed è stato bello, è stato bellissimo, quasi, quasi mi commuovo, ma sarà ancora più bello rivederci poi a settembre. Allora, adesso partiamo a costruire il nostro lapbook di storia per la valutazione di fine anno. D'accordo? Quindi, parlando di tempo storico e di tempo atmosferico, io ho preparato il primo mini book che si chiude così, ok? Dentro voi mi dovrete andare a specificare appunto la differenza tra il tempo storico e il tempo atmosferico. Lo incolliamo in alto sul nostro lapbook. E scriviamo il titolo del primo capitolo. Quindi abbiamo detto tempo storico e tempo atmosferico. Ok, io vi do l'input, dentro sarà compito vostro completarlo. Dopo aver parlato quindi del tempo storico e del tempo atmosferico, andiamo ad inserire, vediamo un pochettino cosa c'è, che cosa ho preparato. No. Ho preparato questa cartelletta, questa l'ho ricavata dal sito, come vi avevo detto, che era School, Lab School, boh, adesso non mi ricordo, comunque poi troverete il link sotto nella descrizione del video, ok? Quindi abbiamo questa cartelletta, la incolliamo, la chiudiamo. Okay. Chiudiamo così i lembi, ok? Dopodiché mettiamo la colla dietro. E la incolliamo sotto. Dentro avremo inserito tutte quante le paroline della storia del tempo che noi abbiamo studiato quest'anno. Ve le ricordate quali sono? Prima, dopo, adesso, infine, contemporaneamente. Ok? Li scriviamo tutti quanti dentro queste foglie e li andiamo a posizionare all'interno della nostra cartelletta che abbiamo incollato così. Ok? Eccoli qua dentro. Però chiaramente dobbiamo mettere il titolo, quindi scriveremo le parole del tempo.
Ecco qua il titolo, il secondo titolo del nostro lapbook, Le parole del tempo. Adesso il tempo, noi sappiamo che lo misuriamo con l'orologio, è vero? Questo mi è venuto un pochettino grande, lo dobbiamo rimpicciolire, comunque lo metteremo. Qui, ok? Vabbè, io questo posso anche incollarlo, visto che comunque. No, non rispondo. Allora. Allora, siccome è troppo grande, io lo piego così. Incollo soltanto metà. Ok, e sopra il titolo è, scriveremo per misurare il tempo, l'uomo. Usa l'orologio. Questo l'ho suggerita io. Ok, va bene? Quindi per misurare il tempo l'uomo usa l'orologio. Potete mettere anche delle frecce, le lancette o le disegnate, oppure potete anche ritagliarle e incollarle sopra il rilievo. Andiamo avanti. Il tempo, diciamo, più lungo, noi lo calcoliamo come? Con l'anno. Vi ricordate il video che io avevo preparato dove dicevo, spiegavo l'anno, come era formato? Questo template io l'ho preso da un'idea di sempre delle sorelle Gottardo, solo che l'ho un po' modificato perché ci ho messo le punte, l'ho fatto diventare praticamente un sole. Allora, le punte, quindi mi piacerebbe che voi li coloraste di giallo, d'accordo? Mentre poi mi colorerete le varie stagioni all'interno di questo cerchio, con i colori che sono caratteristici per ogni stagione, quindi magari l'arancione dell'inverno, il verde della primavera, il giallo del sole dell'estate, cioè no, era l'autunno, l'arancione dell'autunno, e l'azzurro, il celestino chiaro che ricordi la neve, l'inverno. Quindi questo lo andremo ad incollare nella parte centrale dell'appbook. Però, siccome noi quando parliamo comunque di stagioni, parliamo di settimane, parliamo di mesi, noi sappiamo che stiamo parlando del tempo ciclico, è vero? Per cui io non lo incollerò la base sul cartoncino, sull'appbook, ma useremo poi un fermacampioni. Perché all'interno di questo sole noi andremo ad inserire questo che io ho preparato per voi, e c'è sia colori che in bianco e nero.
stampate quello che preferite. Dovete togliere la parte bianca qui, metterla, assemblarla insieme. Qui mi dovete inserire i giorni della settimana, che ricorda un pochettino l'orologio, la ruota, no, la scuola che avevamo a scuola, ok? Quindi girando ci sarà ogni giorno il giorno della settimana. 1, 2 e 3 li fermeremo, come ho detto, con un fermacampione. Siccome è carta e girando, girando si può facilmente lacerare, allora abbiamo l'accortezza di fare un cerchio con il cartoncino Bristol come rinforzo, d'accordo? Usando sempre il punteruolo, voi no perché vi potete pungere, fatelo usare a mamma oppure qualche altra cosa uguale, di simile, perché anche la punta della penna va bene, ok? 2 3. Prendiamo un fermacampione. Ecco qua. E lo dobbiamo andare a mettere nella parte al centro qui, ok? Quindi lo si deve posizionare per bene. Vediamo, prendiamo il punto. Spero che non sia troppo alto. Speriamo che non sia troppo alto. E a metà. Ok. Ah, no, non lo devo toccare. Dicevo che lo... Vabbè. Ok. Posizioniamolo. Fermiamo il fermacampione dietro. Così. Ok. Abbiamo il nostro anno con le stagioni che girano. Quindi questi poi li chiudiamo e dobbiamo scrivere il titolo. Ok, va bene. Vi consiglio al limite di farlo questo qui, se volete, se i genitori acconsentono, magari con un cartoncino Bristol anche giallo, perché realmente con la carta le punte si sollevano un poco e sono un poco antipatiche. Allora, scriviamo. Tempo ciclico, d'accordo? Sottolineiamolo. Perché noi abbiamo detto che distinguiamo nel tempo il tempo ciclico dal tempo lineare. Allora, per rappresentare il tempo lineare, intanto scriviamo sotto il titolo. Tempo lineare. Che cosa ho fatto? Cosa ho pensato? E questa è un'idea che è venuta a me. Avevamo, no, sul nostro libro
sull'esercizio, se vi ricordate, un trenino. Era il trenino che rappresentava i giorni della settimana. Io invece di rappresentare i giorni della settimana ho pensato di illustrare così l'anno, ricollegandomi al video che vi avevo fatto prima io, dove dicevo appunto che la nostra vita è un poco come un treno che si ferma, fa tappa in molte stazioni. In ogni stazione in cui fa tappa si aggancia sempre un vagone in più, ok? Che poi sono gli anni della nostra vita. Allora, io vi ho fatto la fotocopia perché voi l'avevate già compilato, questo qui per un'altra attività, l'ho aggiunto nell'app book, nei template che vi ho dato, l'ho incollato. Adesso, siccome io sono pure un pochettino pignola, tra un vagone e un altro, agganciamo questi vagoni, ok? Proprio per far vedere che i vagoni si aggiungono. Ah, qua c'è il coso, ok. Benissimo. Partendo dalla locomotiva, che è il momento vostro della nascita, ok? Perché poi è la locomotiva in realtà che trascina tutti gli altri vagoni dietro, che si vanno sempre più unendo, scrivetemi su ogni vagone gli anni, iniziando dall'anno in cui voi siete nati, cioè dal 2000, 2013, 2014, ok? Quindi 2014, 2015, 2016 e proseguite in ordine crescente fino ad arrivare agli anni che avete adesso, al momento in cui ci troviamo adesso, il 2020, quindi 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, ok? Qualcuno è nato anche già nel 2015, quindi chi è nato nel 2015 scriverà 2015, vuol dire che l'ultimo vagone ancora non è stato agganciato alla locomotiva. Va bene? Dopodiché, dopo che avrete scritto tutti gli anni, lo piegate così. Lo piegherete così e lo andate. Io vi ho aggiunto anche questo, ho scritto base del treno. Questo lo piegate, mettete il treno così, va bene? E lo incollate però soltanto sul lato, cioè su questo lato qui. Quindi, eccolo qua. Abbiamo detto noi che gli anni, il tempo degli anni è un tempo lineare. E siccome noi stiamo parlando dei vostri anni, ok? Chiuderemo questo mini book e qui scriveremo i miei anni. Ok, adesso lo andiamo a incollare sotto dove abbiamo scritto tempo lineare. Ah, ricordatevi che dovete colorare il treno e tutti i vagoni, è chiaro, perché comunque è anche arte e immagine questo. Ed ecco qui.
Va bene? Tempo ciclico, tempo lineare e qui gli anni da quando siete nati fino ad oggi. Uno si è incollato. Ok? Richiudiamo. Bene, andiamo avanti. Dopo aver parlato quindi dei vari tipi di tempo, dopo aver detto quali sono le parole che noi usiamo per far capire che il tempo scorre, dobbiamo andare ad inserire il tempo della storia. Aspetta, perché prima volevo vedere. Allora, andiamo ad inserire il tempo della storia. Il tempo della storia è il tempo che passa. Abbiamo detto che la storia si occupa del passato, del presente e anche a volte del futuro. Quindi userete questo template. Lo apro tutto. Va bene? Qui vi disegnerete voi. Io dico che è preferibile disegnarvi voi, come siete adesso, come eravate. E come sarete, sempre richiamandovi anche a quel video che io avevo realizzato per voi. Quindi sotto mi scriverete le paroline prima, adesso, infine, poi, e sotto ancora quello che ci interessa realmente per quanto riguarda la storia. Quando cominceremo a ragionare sulla storia e sul tempo che è passato, mi scriverete presente, passato e futuro. D'accordo? Vi sto aiutando moltissimo, stiamo facendo insieme comunque anche un ripasso di storia. Chiuderete tutto. Prima questi, poi questi. Poi uno, due, il tempo della storia e lo infilate dentro questa cartellina e l'andiamo a posizionare sopra. Ah, è finita la colla? Quindi scriviamo il titolo di questo capitolo, il tempo della storia. Ok. Noi sappiamo, abbiamo parlato dei mesi, dei giorni, delle stagioni, delle settimane. Allora, qui, in quest'altra busta, che io ho già tagliato, se avete una bisturi, una lametta, qualche cosa, comunque la tagliate qui dove c'è questa linea, assembliamo questa busta. Chiudiamo. Ok? La incolliamo nel nostro lapbook.
dentro metteremo questi cartellini, un cartellino per ogni stagione. Mi rappresenterete la stagione con l'albero, ok? Facendo vedere le differenze, il cambiamento durante l'anno dell'albero, e sul retro, poi sotto scriverete la stagione, sul retro mi scriverete i mesi di ogni stagione. D'accordo? Chiaro? Allora, fatto questo, dopo aver completato il tutto, l'andiamo a imbustare. E chiudiamo la busta. Così. Sopra scriviamo il titolo. Abbiamo detto le stagioni. Ecco qua. Abbiamo le stagioni, la nostra bella busta chiusa, ok? Pronta per essere spedita alla maestra. Manca qualcosa però che comunque abbiamo studiato anche, no? Quest'anno. Mancano il giorno o le parti del giorno, perché comunque anche questa è una suddivisione del tempo che noi facciamo. Allora avete nel template. Vi ho messo due cerchi, uno più grande, uno più piccolo. Iniziamo con quello più piccolo, lo pieghiamo in quattro e lo incolliamo. La prima volta mettiamo della colla qui. Ok? Pieghiamo e incolliamo. Dobbiamo creare una busta. Dopodiché mettiamo la colla qui e lo posizioniamo al centro tra il tempo della storia e le stagioni. Mettiamo il giorno. Piegherete anche il cerchio grande, che sarà diviso in quattro parti, e in queste quattro parti mi dovete fare il disegno rappresentando le quattro parti del giorno, mattina, pomeriggio, sera e notte, che abbiamo studiato. Quindi lo ripiegate e lo infilate nella bustina. L'ho messa troppo alta, vabbè. Ecco qua, e abbiamo il giorno. Potremmo anche aver finito qui, perché comunque abbiamo messo tutti gli argomenti che abbiamo affrontato quest'anno, è vero? Però ho trovato l'idea che mi hanno dato sempre le sorelle Gottardi, carina, riguardo a qualcosa che potete sviluppare, anche perché noi abbiamo pure studiato i numeri che si riferiscono al mese, perché abbiamo detto che noi i mesi li possiamo indicare sia in lettere per esteso che con i numeri. Quindi mi metterete i numeri e scriverete tutti i mesi qui. Poi una cosa molto carina, tagliate lungo le linee tutte quante, vabbè, non perdo tempo. Incolliamo prima questo, vi dico adesso perché lo tagliamo. Allora, in questo foglio che abbiamo aggiunto sopra, così come abbiamo fatto anche per geografia,
andiamo e incolliamo i mesi, ok? Il calendario dei mesi. E sotto, in corrispondenza di ogni mese, noi possiamo appuntare qualunque data, non so, il vostro compleanno, il compleanno di mamma, il compleanno della nonna, il compleanno del nonno, nel mese in cui loro festeggiano i compleanni o comunque qualche data che per voi è particolarmente importante. Ho trovato molto carino anche il modo in cui l'ha fatto Emilia, cioè Emilia ha fatto tutte le bustine, in ogni bustina ha infilato il numero dei giorni corrispondente a ogni mese. Però io avevo pensato in realtà un'altra cosa, perché voi avete imparato la poesia dei mesi che sintetizzano i giorni dei mesi, vi ricordate? La poesia, come dice, 30 giorni a novembre, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, mi scriverete qua dentro la poesia, Poi sul lato mi scriverete i mesi che ne hanno 31 giorni, sull'altro il mese che ne ha 28. D'accordo? Dopodiché lo chiudete e lo incollate sotto, però mi sa che io l'ho messo troppo sotto questo. L'ho messo troppo in basso. Ok, devo rifarlo. No, sono stata. Sì. Quindi sotto. Incidenti del mestiere. Vabbè. Quindi qui mi metterete i giorni dei mesi. Allora, qua scrivete il calendario con la testa altrove, il calendario ho sbagliato, vabbè, errare il calendario. Giorni dei mesi. Allora, ricapitolando, abbiamo differenza tra tempo storico e tempo atmosferico, lo strumento che ci serve per misurare il tempo, le parole del tempo, il tempo ciclico, il tempo lineare, ok? Il tempo della storia, qual è il tempo della storia? Qui il giorno, le stagioni, il calendario dei mesi scritti a numero ed in lettere,
Sotto ognuno di questi mi potete mettere se il giorno del vostro compleanno, quello dei genitori, insomma le date che sono importanti per voi. Qui mi andate ad inserire la poesia dei giorni, dei mesi, ok? E mi specificherete quali sono i mesi di 31 giorni, quali sono i mesi, qual è il mese di 28 giorni. Con questo abbiamo finito anche il nostro lapbook di storia. Tutto bello colorato, mi raccomando. Dopodiché farete le fotografie e mi invierete il tutto per essere valutati. Non è che io già non sappia quanto siete bravi, lo so già che siete bravissimi, ok? Ma è soltanto per avere comunque qualcosa, un documento in mano che certifichi la vostra bravura. Vi saluto, ci vediamo domani con le prove di fine anno. Un bacione a tutti.